Luca Piuzzi, Planet Pizza, Frosinone presenta Ciociaria Mia. Stesura del panetto, Luca, e nel frattempo spieghiamo anche l'impasto, come è stato preparato, ovviamente. Questo impasto ha 48 ore di lievitazione minimo. Sempre controllato in frigorifero a lievitazione prolungata, con acqua pura osmotizzata. Che cosa significa? Spieghiamolo. Noi abbiamo montato un depuratore che, oltre a eliminare il calcare dentro l'impianto idrico comunale, va a eliminare anche tutti quei metalli che sono pesanti, che quindi possono anche, diciamo, essere, diciamo, nocivi alla salute. E con questo impianto andiamo a eliminare tutte queste sostanze qui, avendo un impasto ancora più digeribile. Quindi una nota di salubrità. Esatto. L'idratazione, esatto, dell'impasto. L'idratazione, siamo sul 90% di acqua. Il tipo di lievito utilizzato? Un lievito naturale, assolutamente naturale, della Polselli. Quindi, e una farina sempre della Polselli. Il Natura e la Vivace. Esatto. Benissimo. Esatto. Adesso andiamo ad stendere la pizza sopra la teglia. Come vedi, io non vado a schiacciare l'impasto direttamente in teglia, ma lo lancio in modo che rimangano gli alveoli belli lievitati sopra l'impasto, in modo che rimane alta, soffice, non è schiacciata, pressata come parecchia gente che la stira e la spiana sulla teglia stessa. In questo caso ci hai dato anche un'indicazione per lasciarla, esatto, quando si fa a casa. Dunque, iniziamo con la mozzarella? Iniziamo con la crema di crema radicchio. Crema di radicchio, bene. Quindi questo è del radicchio preparato in che modo? Questo è un radicchio frullato, lessato, frullato, con aggiunta di alcuni ingredienti segreti, diciamo così. Bene. Fatto da noi. Andiamo a mettere del radicchio, poi andiamo ad aggiungere delle salsicce. Queste sono nostrane, esatto, no? Sì, sempre della terra nostra, come chiama, insomma, il nome della pizza. I Monti Ernici, insomma, esatto. Le salsicce dei Monti Ernici sono davvero prelibate. A pezzettoni, non quelle troppo macinate, ma di quelle che hanno già i pezzi belli grandi di carne. E anche una giusta quantità di grasso che poi dà il sapore, chiaramente, alla pizza. Poi andiamo ad aggiungere, quando siamo con le salsicce, andiamo a mettere dei porcini trifolati in padella. Eccoli qua. Anche questi preparati da te, ovviamente. Certo, assolutamente. No? Tu hai anche dei trascorsi da cuoco. Sì, quindi sì, voglio tanti dire, anni ai ristoranti, pure abbastanza rinomati qua nella zona. Nelle tue pizze, Frosinone, sì. C'è chiaramente questa passione per la cucina. Passione, influenza di chef. Una volta che abbiamo aggiunto i nostri bei porcini trifolati, andiamo a inserire della mozzarella tagliata julienne, semisecca, cioè è morbida, idratata, ma non tanto, in modo che mi rimane la pizza bella croccante. Troppa acqua, ovviamente. Eh no, troppa acqua danneggia, almeno per questo impasto qua, chiaramente. Esatto, per questo tipo di lavorazione. In abbondanza, la mozzarella. Sì, 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 noi non ci limitiamo sugli ingredienti, vedo. Assolutamente. Poi, un filo di sale e un po' di olio evo. Ed è pronta per l'infornatura. Quindi possiamo infornare, esatto, la pizza e nel frattempo vedere pure il tuo locale. La pizza è perfettamente cotta, intanto Jessica ci raggiunge perché adesso la dobbiamo trasferire sul nostro tagliere. Ovviamente nel tuo locale le teglie sono più grandi. Sono più grandi, Luca, le nostre teglie sono 60x40, quindi sono belle enormi.
Jessica, puoi servire la pizza di Luca Piuzzi? Prego.